Non sono una di quelle persone che mette la propria faccia come sfondo, non ho questo livello di autostima. Vero trucchino, vero trucchino, vero, tutti ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine. Bentornati in un nuovo video. Io sono Gaia, questo è Senza Trucco e ho le ciglia finte, quindi per quale motivo lo faccio? Questo è trucchino, ve lo faccio vedere così perché molti mi dite Gaia, trucchino è fuori fuoco, Gaia, non vediamo trucchino. Ecco, oggi la reaction ve la farà praticamente trucchino. Quindi trucchino è sempre qui, lo teniamo qui, così lo vedete pure voi, tipo pappagallo, non lo so. L'altro giorno vi è piaciuto il video 5 cose che non sapete di me e credo che continuerò con qualche video del genere, e oggi faccio un video che può essere anche molto utile a chi si sta lanciando nel mondo dei social, a chi vuole diventare un influencer, a chi vuole aprire un canale YouTube con tutti i vari social. Quindi vi dirò che cosa c'è, ma è sporco all'interno del mio non iPhone. Prima di cominciare, se vi state chiedendo dove ho preso questi bellissimi orecchini, questa bellissima forcina, è Bijou Brigitte, questo sito qua, che è anche proprio un negozio, c'è in miliardi di centri commerciali, mi ha mandato questi orecchini, questa forcina pure me l'hanno mandata loro, un paio di orecchini stupendi, che mi sembravano troppo esagerati, bello che l'ho scelti io. Ma guardate che sono belli, cioè, non lo so, ci stavano secondo voi? Secondo me sono un po' troppo, non lo so, oggi non me la sentivo. Poi questa collana che è la fine del mondo, la potevo mettere, solo che è un po' più lunga, non so se ci stava o non ci stava, però, cioè, è molto figa, faccio vedere. Guardate che bella, oddio. Guardate che bella, cioè proprio bella bella bella. Un'altra collana che sul sito era stupenda, ma non riesco a sbrogliare. Cioè guardate com'è rimasta, vi giuro che è giorni che provo a sbrogliarla e non ci riesco. E cosa ancora più bella e pratica, cioè guardate questo elastico con le rose, quanto è bello. E avete tutte le rose, cioè è qualcosa di meraviglioso. Bellissimo, non so, anche così è un look molto, molto J-Lo. Comunque, andiamo subito al nostro video. Senza se e senza ma, vero trucchino, vero trucchino, vero, vero, vero. Vi farò vedere cosa c'è all'interno del mio non iPhone. Nel mio telefono, leviamo la cover, è un Samsung, Galaxy S9 Plus. E non ho un iPhone, sia perché a casa non ho un MacBook, non ho l'Apple TV, insomma, viene male collegarlo con i vari dispositivi, a meno che non abbiate a casa tutto Apple, altrimenti non potete fare un tubo. E poi anche perché comunque mi costava molto di meno e costava tipo 900-800 euro. Io con l'offerta Vodafone, che mi sono fatta infinocchiare come... vabbè, la lasciamo perdere, l'ho pagato tipo l'equivalente di 400 euro. Mi hanno presa in giro perché tipo era la settimana prima che uscissero Iliad, tutti questi gestori telefonici low cost che vi danno un botto di giga, e io sono bloccata con 10 giga al mese. Vi farò vedere quali sono tutte le app del mio telefono senza nascondervene nessuna, e consigliandovi quali sono le migliori per gestire foto, per gestire video. Allora, nella schermata principale non c'è niente, c'è uno sfondo che è neutro. Io non sono una di quelle persone che mette la propria faccia come sfondo, non ho questo livello di autostima. Proseguendo, che cosa abbiamo? Qua vari pop-up scombinati, insomma non c'è niente, quindi andiamo nelle vere e proprie app. Ho tipo una cartella Samsung che non utilizzo praticamente mai, e qua ho la cartella Google con alcune app di Google e, oddio, ci vedo, sì, quella che utilizzo di più ovviamente è Gmail, perché ho il mio account di Senza Trucco e l'account mio personale. Poi utilizzo tantissimo Google Drive. Google Drive per me è fondamentale perché, insomma, tutti i file pesanti che mi porto dal computer e che voglio poi pubblicare sui social me li trasferisco tramite Google Drive. E altra app che vi straconsiglio per non intasare la memoria, cioè io non so quante migliaia di foto faccio, è Google Foto, dove praticamente tengo tutte le mie fotografie, che molte sono proprio foto in
inutili. Tipo io che mi provo diversi tipi di occhiali da sole, anche se non mi stanno, cioè sono miliardi di foto uguali. No, questi in realtà l'ho comprati e mi stavano bene. E non ha senso tenere 10.000 foto uguali, quindi automaticamente a me si portano su Google Photo. Poi ho la cartella con le applicazioni di Microsoft, che sinceramente non uso tanto spesso, perché a parte Word non faccio file Excel, non uso molto altro sul telefono. Poi vabbè, non lo posso cancellare, ma c'è anche il Play Store. Ovviamente c'è YouTube, assolutamente YouTube non può mancare. Tutti i video trash, le cose a cui reagisco io praticamente mi spuntano sempre. Questi sono tutti i video che mi spuntano, da cui, cioè, mi piace a me stare tipo qualche ora su YouTube per cercare anche ispirazione. E adoro Google Maps, cioè a me certe volte proprio piace andarmene in giro sia al computer che al cellulare su Google Maps e vedere luoghi, vedere posti. Qua vi dice insomma casa mia, cioè a Caltanissetta nel centro della Sicilia, e poi insomma me ne vado in giro per il mondo, mi faccio i miei giretti. L'applicazione utile per le donne è questa, è quella Flow, che praticamente è il calcolo per sapere quando ti deve venire il ciclo, per calcolare i sintomi. Lasciamo stare, non penso che i ragazzi interessi. È un'app che dovete assolutamente installare, io ce l'ho ragazzi da anni e mi pento di non averla acquistata, perché adesso non esiste più acquistare le app, ma c'è soltanto l'abbonamento, quindi devi pagare al mese. È questa PixArt, ragazzi. PixArt è l'app che io utilizzo sempre per modificare i colori delle foto. Ora vi faccio vedere un esempio, vi faccio vedere come modifico io una foto. Se l'ambulanza se ne va, magari io continuo a parlare. Allora, questa è la foto, che è una di quelle che non ho pubblicato, però insomma era pure carina, ma più di 3 mi sembrava esagerato. Diciamo che è già una bella foto, ha un bel effetto. Questa è stata fatta con un iPhone 11 Pro che ce l'ha il mio ragazzo. Allora, premo senza confondermi F di X, e tra gli effetti quello che vado a fare è scegliere bronze. Aspettate che al contrario mi viene un po' normale. Questo qua, ok? Guardate come cambia la foto. È già fighissima, quindi premo V, seleziono l'effetto, e quello che poi dovete fare è alzare tanto luminosità e cambiare le luci e le ombre. Ve li faccio vedere. Regola, guardate già con più luminosità che foto figa che è. Quindi praticamente così andate a modificare una foto senza spendere niente. Quindi assolutamente scaricatevi PixArt, io la uso dal 2011. Poi altra app che per me è fondamentale è gestore delle pagine di Facebook. È vero che la mia pagina Facebook non la utilizzo molto, però insomma questo è utile per gestire i messaggi, insomma tutte le cose, ma solo ovviamente se avete una pagina Facebook. Altra app fondamentale per le foto è questa, che è YouCam Make Makeup, che è l'applicazione che penso conoscete un po' tutti, è quella che vi consente, io non mi faccio il trucco da capo, però di solito lo ritocco, tipo se mi si è tolto un po' di rossetto o comunque lo rendo più contrastato e sistemo un pochettino il trucco, le ciglia, la base la faccio un po' più liscia. Questa assolutamente è un'app che vi straconsiglio, è un'app che è ottima per pubblicare specialmente i primi piani. WhatsApp, cioè figurarsi chi non ha WhatsApp. YouTube Studio, praticamente io vado a vedere tutti i commenti, le statistiche dei video, come stanno andando, quanti mi piace ci sono, quanti non mi piace. Questa è fantastica se avete un canale YouTube, assolutamente dovete scaricarvi YouTube Studio, l'applicazione di questi ladri della Vodafone, e Prime Video per guardare film, TripAdvisor per quando si poteva uscire a viaggiare, per cercare alberghi, ristoranti, luoghi di interesse. Questa cosa, questa è pure molto carina, praticamente con questo logo Pit Plus, si crea nuovo, potete creare immagini di copertina, loghi per la vostra pagina Facebook, per la vostra pagina Instagram, per YouTube. E praticamente, ad esempio, io voglio creare un logo, clicco sul logo, da qui insomma cliccavo in qualche modo e potevo aggiungere, vedete, qualsiasi sticker. Ad esempio prendiamo questa farfalla, la posso rimpicciolire, girare, ruotare, mettere una scritta di lato, e tutto lo potete scaricare poi in versione PNG, quindi ve la consiglio assolutamente. Poi qua che cosa abbiamo? Vabbè, ovviamente c'è l'app di McDonald's, perché quando, insomma, fino a qualche mese fa andavo al McDonald's, mi prendevo le offerte. Poi c'è AdSense, che non vi posso aprire, ci sono cose molto sensibili, ma è per le entrate di YouTube, e Google Play, libri mi pare che sia, cose della carta di credito, PayPal ovviamente per tutti i pagamenti
commenti che faccio e che ricevo, poi che Netflix potete solo immaginare per quale motivo io tenga Netflix, e questa TV Tap Pro è praticamente una televisione pirata che mi ha installato mio fratello, che non uso mai, insomma si installa dal computer, una cosa che io non uso mai, che non so nemmeno come funziona, però insomma se ne capite di computer e di modifiche, ecco, questa è una cosa che su un iPhone non avreste potuto fare, potete installare questa applicazione e guardarvi le partite, guardarvi tutto quello che volete solo con la connessione wifi o con la vostra, e fare magari il mirroring con la televisione. Questa è una cosa che non vi dovrei dire, ma ve l'ho detta. Poi questa è fantastica per chi non sa editare video, per chi non ha il programma al computer, questa applicazione che è YouCut è ottima per tagliare video, editarli. Io l'ho fatto qualcuno di SoShape, ora insomma magari ve ne metto uno in sovraimpressione di quelli che ho fatto, quindi voi realizzate più video con il vostro telefono, li importate qua, potete tagliare, potete mettere scritte, potete togliere l'audio, potete inserire la vostra musica, potete aggiungere effetti, è davvero un'app carina per fare dei mini video su Instagram o su TikTok, quindi assolutamente ve la consiglio. Anche questa ovviamente è gratuita, c'è la versione pro ma io non l'ho comprata. Poi che cosa abbiamo? Ah, queste sono carinissime. Vabbè, ovviamente c'è l'app di AliExpress, perché mi piace comprare cretinate. Vedi tipo questo cerchietto con l'orecchio, l'ho preso su AliExpress nei momenti di non avere molto da fare. Poi la livella, ragazzi, la livella sembra una cretinata. È una cosa utilissima, perché quando sistemate, quando siete da qualche parte, e vi giuro che vi capiterà la necessità di vedere se una cosa è dritta o meno, voi ci mettete la livella utilizzando il giroscopio del vostro telefono e risolvete un mare di problemi della vita. Lo so che probabilmente uno pensa ma non mi servirà mai la livella, e invece serve, non occupa niente, scaricatevi la livella. Cioè io ho visto cose che voi umani non potreste immaginare, gente del mestiere che mi chiede scusi signorina ma questa lampada le sembra dritto questo lampadario come è messo, e tipo scusi ma una livella non ce l'ha. Oh mio Dio, serve la livella. E un'altra cosa, sapete che io sono drogata di suoni bianchi, è questa qua, Relax Meditation, e questa l'ho comprata tipo nel 2012, quando ancora non c'erano gli abbonamenti, quindi io ho la versione pro tipo pagata 5€ e adesso dovete fare l'abbonamento. Ci sono suoni di tutti i tipi, non soltanto rilassanti ma anche proprio suoni della natura. Qua ad esempio abbiamo aspirapolvere, è fantastico, oppure ventola oscillante e io dormo. Un'altra cosa bellissima era tipo il treno, poi siccome mi piacciono, è una cosa che non vi ho detto, magari vi farò un altro video, mi piacciono anche le piante. Un'applicazione curiosa, simpatica per passare tempo che vi consiglio è PlantNet. Praticamente voi fate la foto a un fiore, a una foglia, alla corteccia di un albero, e lui la confronta con il database e vi dice che tipo di specie di pianta è quella. Non può mancare Instagram, ma insomma lo conoscete tutti. Poi c'è l'applicazione della banca, poi qua abbiamo Twitch. Sapete che io ho un canale Twitch, ovviamente si chiama Senza Trucco YouTube, ho fatto una live insieme a Snitex, in caso andate a iscrivervi perché penso che ne farò ancora. Poi questo che cos'è? Ah, questo è uno screen recorder che in realtà posso cancellare, ovviamente. Poi c'è TikTok e questo che è Tiny Scanner, che mi serve a scannerizzare, cioè un'applicazione per tenere sotto controllo il prezzo dell'oro. Cioè io non investo in oro, però non lo so, avevo interesse, certe volte io interessi strani. Poi ho l'app della Costituzione italiana, perché come sapete sono sempre avvocato, può servire ogni tanto avere la Costituzione. C'è l'app di Glovo, dell'identità delle poste, Telegram, che io strapreferisco WhatsApp perché potete ascoltare le note nel doppio della velocità e fare un sacco di cose che WhatsApp non vi consente di fare. Poi un'altra app è questo che cos'è? Il codice penale e il codice di procedura penale. Questa che è l'applicazione per la mia fotocamera, per fare in modo che questo diventi il telecomando della mia fotocamera. Poi c'è Skype. Questo che è? Ah, questa è una cosa del telefono per le emoji. Poi c'è Pinterest, Twitter, Airbnb quando si andava in vacanza. Questa è pure del telefono. Sono finite qua. Quindi queste sono tutte le mie app, né una di meno né una di più. Vi ho fatto vedere tutto quello che c'è nel mio telefono, e assolutamente quelle che dovete avere, ve l'ho detto, sono le app di modifica delle foto, tra cui Pinterest e YouCam Makeup, perché vi consentono di spaziare davvero come volete.
Quindi questo è quanto. Fatemi sapere se ci sono altre cose che volete vedere, che io ho qualche mia collezione. Insomma, io sarei felicissima di farvela vedere. Adesso passiamo ai saluti. E come vi ho detto nello scorso video, se ve lo siete perso andatevelo a vedere perché è divertentissimo. Vi dico, questa sarà la prima volta che per YouTube ci saranno soltanto 50 commenti. Quindi non vi arrabbiate, io ve l'ho detto, vuol dire che non mi ascoltate. Saltate quelle parti, perché adesso saluterò 10 persone su TikTok e 10 su Instagram. E non ci saranno per adesso saluti su Instagram, ma oggi pubblicherò una foto dove tra i commenti troverete la scritta valido per i saluti. Quando su TikTok e su Instagram troverete una foto con la scritta valido per i saluti, 10 persone saranno salutate tra quelle che commentano quella foto. Quindi saluto, se vi siete persi la motivazione per cui sto salutando meno persone, andate indietro. Saluto Sofia Elgood, saluto dal primo commento che ho ricevuto all'ultimo. Potete vedere che la prima persona è lei qui. Sofia Elgood, Katia Barone, Marta Cozzo, Fabiola Rivelli, Apollonia Noviello, Coppola Gloria, Gianmaria, Arcangela Moscarelli, Sara Guagnini, Elaura, Luchi Birubilu, VGF, Lady Lady, Noemi Panza, Francesca Miotti, Martina Ferrato, Rebecca Bulleri, Laria Montesi, Virginia Trovato, Sofia Di Gio, Francesca Lina Lester, Miao Miao, Cristian Camso, Marta Bellerie, Giulia Schiavone, De Giacomo Desiree, Vicky Giorgia 08, però saltiamo. Sara Bianchi, Marius Cerbu, Rachele Montanato, Enrico Trading, Auto Editors per AM, Marte, Matilde Marzi, Leila Livia Sarti, Yes, Vali Matt, Giada Casati, Gaia Barbero, Gacia Alice, Astudiup, Sara Milone Bo, Apollonia Noviello, Rachele Servile 2008, Shirley Ronchini, Paola Siri, Mariangela Luzzi, Francesca Di Brino, Elisa Moro, Giulia Sanna, Elena Grasselli, Mari Carullo, Flavia De Santo, Gobban 19, Chiara 06, Cleria Chirico, Berardo De Carolis, Marta Cozzi, Laura Pierangeli, Emanuele Denaro, Orietta Di Luzio, Sweet Eli, Sharon Ninja, Alice De Gioi, Giuseppe Giunta, Giada Lauria, Camilla Nonni, Alessandra Corbino, Francesco Gueli, Gloria Del Pero, Giorgia Brilli, Lady Pink Studio, Simona Renna, Emma Osai, Ginevra Petronati, sono ancora io, e Stella Mauri. Questi sono i 50 di YouTube. Adesso andiamo ai 50 di TikTok. Vi faccio vedere pure qual è il post in cui ho detto che c'era la validità per i saluti. Questo è il post dell'alta società e la sciarpa di carta e gel. E qua ho scritto post valido per i saluti. Quindi saluto Elisa D'Arrigo, mi puzza il culo. Non si possono dire queste cose. Che si chiama Angela Gaeta, meno male, hai un nome. Siria 0107, Error 404, Alessia Lopez e Jessie 20 09 9. Questo è quanto, io vi mando un bacio, vi ricordo troverete il suggerimento in ogni post quando è valido o meno per i saluti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.